Ci siamo? Sì. Sono più bassi questi microfoni, ragazzi. Ok. Dico, c'è qualcuno che fa la domanda? Qualcuno che fa la domanda? No, faccio io. Presidente, si candida alle prossime politiche? No, questa non è una domanda. Me la fate ogni giorno. Fate una discussione sul microfono. Un istantuccio per spiegare alla città. Ma mi sembra che questo sia la testimonianza dell'attenzione del Popolo della Libertà nei confronti della città di Reggio Calabria. Non abbiamo mollato assolutamente rispetto a un'ingiustizia subita e rispetto a un tema che è quello dell'infiltrazione dell'andrangheta e dei rapporti con le amministrazioni, dove in questa città ormai mi pare di capire che seguendo le vicende giudiziarie e quelle che sono state le indagini, l'andrangheta si infiltrerà probabilmente nel passato molto meglio rispetto ai tentativi in questi ultimi anni. E poi ovviamente la soddisfazione di scoprire e di apprendere quella che è la scelta della Corte dei Conti nazionale, le sezioni riunite, che dice che Reggio può aderire al percorso che riguarda i comuni che attingono al fondo messo in campo dal governo nazionale, quindi contro il dissesto. Un'altra bella notizia che ovviamente non sarà stata accolta con soddisfazione da quelli che volevano uccidere ancora di più questa città. Questo è l'altro segnale importante, che il PDL dimostra ancora una volta qui a Reggio Calabria l'amore e la passione per questa città, e se mi consentite probabilmente domani, dopodomani vi daremo qualche altra bella notizia. Ok.